Massimo Gramellini, Fai bei sogni. Come ogni anno, l'ultimo dell'anno sono passato a prendere Madrina per accompagnarla dalla mamma. Madrina è un legno antico, ben conservato. Vive da sola in una casa piena di luce, dove legge libri gialli e chiacchiera con le fotografie incorniciate di suo marito. Ogni tanto cambia mensola e parla con la foto della mamma, principalmente di me. Suppongo le taccia le informazioni più scabrose, che ho avuto due mogli, sia pure una alla volta, e che non ho poi fatto l'avvocato. Mentre la aiutavo a infilarsi il cappotto, è stata lei a portare il discorso sul romanzo che le avevo regalato a Natale. L'ho finito stanotte. Ti è piaciuto, anche se non è un giallo? Certo, lo hai scritto tu. E le pagine che riguardano la mamma? Appunto di quelle volevo parlarti. Sono le uniche autobiografiche. Ci ho messo un pezzo della mia storia lì dentro. Sei sicuro che sia la tua storia? Perché? Non lo è? Non è andata proprio così, caro il mio ragazzo. Avrei una cosa da darti. L'ho vista armeggiare con chiavi da gnomo intorno ai cassetti del comò. Fra le sue belle mani piene di nudi è spuntata una busta marrone. Me l'ha consegnata con un tremolio nella voce. Dopo 40 anni sarebbe ora che qualcuno ti dicesse la verità. 40 anni prima. L'ultimo dell'anno mi ero svegliato così presto che credevo di sognare ancora. Ricordo l'odore della mamma nella mia stanza, la sua vestaglia ai piedi del letto. Che ci faceva lì? E poi la neve sul davanzale, le luci accese in tutta la casa, un rumore di passi strascicati e quel guaito di creatura ferita. No! Infilo le pantofole nei piedi sbagliati. Ma non c'è tempo per rimediare. La porta sta già cigolando sotto la spinta delle mie mani, finché lo vedo in mezzo al corridoio, accanto all'albero di Natale. Papà. La quercia della mia infanzia, piegato come un salice da una forza invisibile e sorretto per le ascelle da due sconosciuti. Indossava la giacca da camera color porpora che gli aveva regalato la mamma. Quella con un cordone delle tende al posto della cintura. Si muoveva a scatti, scalciando e contorcendosi. Appena si accorse della mia presenza, lo sentì mormorare. «È mio figlio, per favore, portatelo dai vicini!» Abbandonò la testa all'indietro e urtò l'albero di Natale. Un angelo con le ali di vetro perse l'equilibrio e precipitò al tappeto. Gli sconosciuti erano muti ma gentili e mi parcheggiarono sul lato opposto del pianerottolo da una coppia di pensionati, Tiglio e Palmira. Tiglio affrontava la vita dietro la corazza immutabile del suo pigiama a righe e con il conforto di un'ostinata sordità. Comunicava soltanto per iscritto, ma quella mattina si rifiutava di rispondere alle domande che gli avevo scarabocchiato in stampatello sul margine bianco del giornale. «Dov'è la mamma? Hanno rapito papà?» Dei banditi dovevano essere entrati in casa durante la notte e se fossero stati due che lo tenevano per le ascelle? Apparve Palmira con le borse della spesa. «Papà ha avuto un po' di mal di testa, bambino, ma adesso sta bene, quei signori erano i medici che lo hanno visitato». Come mai non avevano il camice? Lo mettono solo in ospedale. E come mai erano due? I medici del pronto soccorso sono sempre in due. Ah, giusto. Così se uno si ammala di colpo, l'altro lo può guarire. Dov'è la mamma? Papà l'ha accompagnata a fare una commissione. E quando torna? Presto, vedrai. La vuoi una cioccolata calda? In mancanza della mamma, mi accontentai della cioccolata. Qualche ora dopo venni preso in custodia dai migliori amici dei miei, Giorgio e Ginetta. Non credo di averli mai considerati separatamente. Mamma e papà si erano conosciuti al loro matrimonio, una circostanza che non smetteva di stimolare gli ingranaggi del mio cervellino. Mamma, ascolta,
se Giorgio e Ginetta si fossero dimenticati di portarti alla festa, saresti stata sempre tu la mia mamma, oppure un'altra invitata. Avevo una lingua mai esausta, nonostante fosse piena di tagli e di toppe come il grembiule di un artigiano. È un miracolo che con un attrezzo simile suo figlio possa parlare, aveva spiegato il pediatra alla mamma. Adesso di miracolo ne servirebbe un altro, dottore, riuscire ogni giorno a farlo stare zitto, aveva risposto lei. Con la parlantina che si ritrova mi diventerà un avvocato. Non ero d'accordo, io volevo smettere di parlare e incominciare a scrivere. Quando mi convincevo che qualche adulto aveva commesso un'ingiustizia nei miei confronti, gli agitavo un abiro sotto il mento. Da grande racconterò tutto in un libro che si intitolerà Io bambino. Il titolo era migliorabile, ma il libro sarebbe stato una bomba. La verità è che avrei preferito essere un pittore. A 6 anni avevo già dipinto il mio ultimo capolavoro. La mamma mangia un grappolo d'uva. Il grappolo era alto, il doppio della mamma. Gli acini sembravano le palle dell'albero di Natale e la faccia della mamma era identica a un acino. Lei lo aveva appeso in cucina e lo mostrava con orgoglio ai parenti di passaggio. Dalle loro facce perplesse avevo ricevuto il primo responso esistenziale. La pittura non sarebbe mai stata il mio talento. Il mondo che avevo dentro avrei dovuto cercare di disegnarlo con le parole. A casa di Giorgio Ginetta andò in scena il cenone più triste della storia. Malgrado i miei tentativi di ravvivare la conversazione, io e il figlio tredicenne venimmo spediti nei letti a castello alle 9 di sera, dopo una pasta asciutta e una bistecchina, entrambe al burro. Non ci fu verso di ottenere una fetta di panettone e una spiegazione decente. Mamma e papà erano andati a fare una commissione, la stessa della mattina, o forse un'altra, ma altrettanto misteriosa. E noi dovevamo finire subito a nanna. Ricordo il respiro regolare del mio compagno di clausura sopra di me e i fuochi di mezzanotte che smacchiavano il buio della stanza attraverso le serrande non perfettamente abbassate. Rintanato sotto le coperte, gli occhi accesi e la testa vorticante come una giostra incantata, continuavo a chiedermi cosa avessi combinato di tanto tremendo durante le vacanze di Natale per meritare un castigo simile. Avevo detto 2 bugie, risposto male una volta alla mamma e tirato un calcio nel sedere a Riccardo, il bambino della Juve che abitava al secondo piano. Non mi sembravano peccati gravi, specie l'ultimo. Il primo dell'anno, Giorgio e Ginetta mi dissero che al ritorno della commissione la mamma si era dovuta fermare in ospedale per alcuni esami. Erano mesi che non smetteva di fare commissioni e di dare esami, sempre in ospedale poi. Se almeno fosse venuta a scuola, le avrei insegnato a copiare. La immaginavo alle prese con uno dei problemi che la maestra ci aveva assegnato per le vacanze. Un bambino percorre 3 chilometri e ogni 2 ettometri perde 2 palline. Quante palline avrà perso dopo 1900 metri? Io detestavo gli ettometri e quel bambino idiota che perdeva palline da tutte le parti. Eppure, continuava la sua passeggiata come se niente fosse. Al pomeriggio riapparve papà per accompagnarmi in ospedale dalla mamma. Era tornato una quercia. Prima passiamo a prenderle dei fiori, proposi. No, prima andiamo a trovare Balù. Deve parlarci di una cosa importante. Mi impuntai. Balù era il sacerdote dei Lupetti, la sezione infantile degli scout che frequentavo da qualche mese. Lo avrei salutato volentieri se solo avesse aspettato il suo turno. Però non poteva tagliare la strada alla mamma. La mediazione di Giorgio Ginetta propiziò un compromesso onorevole. Saremmo andati in ospedale dopo l'incontro con Balù, ma i fiori li avremmo comprati prima. Mi presentai all'oratorio degli scout con una iula di rose rosse fra le braccia. Dall'orso del libro della giungla, suo omonimo, Balù aveva copiato i modi goffi e la bontà. Ci accolse nella sala riservata alle riunioni dei Lupetti e fece subito una battuta sul campionato di calcio. Nonostante fosse nato a Buenos Aires e vivesse a Torino come noi, tifava per il Cagliari di Gigi Riva. Aveva delle figurine di calciatori da farmi vedere, ma papà lo interruppe. Gliele mostrerà un'altra volta a Balù. Lui sospirò e mi chiese di guardare il soffitto, un cielo di gessetti azzurri che avevo contribuito a colorare. Affondò una mano enorme nella mia spalla e con l'altra indicò il cielo a gessetti. La mamma è il tuo angelo custode. Lo sai. Da tempo chiedeva il permesso di volare lassù per progettarti meglio.
e ieri il Signore l'ha chiamata a sé. Sentì un cucchiaio di ghiaccio penetrarmi nella pancia e svuotarmela tutta. Mi voltai di scatto verso papà alla ricerca di qualsiasi indizio assomigliasse a una smentita. Ma vidi soltanto che aveva gli occhi rossi e le labbra bianche. «Andiamo a pregare», disse Balù. «L'eterno riposo donna lei, Signore, splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace, così sia». La voce calda di Balù risuonava lungo le navate della chiesa deserta. In ginocchio, nel primo banco, l'aiola di fiori rossi serrata sul petto, muovevo le labbra al suo ritmo, ma dal cuore mi sbocciavano parole diverse. «Breve riposo, dona alla mamma, Signore. Svegliala, falle un caffè e rimandala subito qui. È mia mamma, capito? O riporti giù lei o fai venire su me. Scegli tu, ma in fretta. Facciamo che adesso chiudo gli occhi e quando li riapro deciso? Così sia». La mamma venne adagiata nel salotto di casa e esposta alla curiosità dolente del vicinato. Io mi rifiutai di vederla, ero ancora convinto che sarebbe tornata. Appartiene alla mia natura non considerare irreparabili le sconfitte. I film che preferisco sono quelli in cui il protagonista perde tutto, ma arrivato sull'orlo del baratro fa un passo indietro e ricomincia la rimonta. Solo in età adulta avrei imparato a non scappare dalle bare ancora aperte e avrei scoperto che i morti rimpiccioliscono. Quasi che l'abito d'ossa si restringa di un paio di misure dopo che lo spirito ha smesso di alitargli la vita. I morti rimpiccioliscono e i sopravvissuti incattiviscono, come innamorati respinti. Sono offesi con il mondo che non soffre quanto loro. Il dolore mi rendeva intrattabile. Era già successo 2 anni prima, quando ero risorto dall'operazione alle tonsille con la gola in fiamme, urlando a medici e parenti assiepati al capezzale: «Via tutti, resta solo mia mamma». Anche adesso ringhiavo contro i visitatori, ma lungi dall'irritarli, la mia scortesia sembrava raddoppiare gli sforzi caritatevoli. Non sopportavo le facce di circostanza, le carezze di chi compativa e le espressioni stupide che galleggiavano nell'aria. Che disgrazia, così giovane, povero bambino, brutto male, come se fosse esistito un male bello che ti faceva l'elemosina di lasciarti vivo. L'operazione alle tensille doveva essere stata un male bellissimo. La convalescenza mi aveva tenuto lontano dai compiti per settimane, in compagnia dei gelati della mamma e del mio rifugio segreto, il sottomarino. A una certa ora del pomeriggio abbassavo le serrande e mi infilavo nel letto all'incontrario, la testa in fondo e i piedi sotto il cuscino. Effettuavo le immersioni in solitudine, però nei casi più delicati mi facevo scortare da Nemcek, il ragazzo della via Palle che in una pagina del libro letta dalla mamma, è facilmente riconoscibile perché l'avevo imbrattata con la saliva amara dei miei singhiozzi, si trascinava in strada nonostante sia moribondo per aiutare i compagni nella battaglia decisiva. I nemici circondavano il sottomarino da ogni parte, ma io, protetto dal velo magico delle lenzuola, resistevo ai loro assalti fino all'arrivo della mamma con il vassoio della merenda. Quella fantasia mi trasmetteva un senso di sicurezza che in seguito avrei ritrovato soltanto nella scrittura. La mattina dei funerali mi chiusi in camera e attesi che la bara fosse uscita di casa. Abbassai le serrande, mi infilai all'incontrario sotto le lenzuola e sarei a bordo del sottomarino con un bisogno disperato di dichiarare guerra al mondo intero. Ma non riuscivo più a trovare i nemici, erano tutti dentro di me.